Noi chiedevamo semplicemente di avere la possibilità di effettuare i vaccini su base volontaria e non eravamo d'accordo sull'effettuazione degli ambulatori per un semplice motivo, perché avevamo valutato le linee guida dell'OMS, quelle europee e quelle nazionali, che chiaramente richiedevano un rispetto di regole, soprattutto per la sicurezza sia dei medici che dei pazienti. E noi abbiamo valutato tutte le possibilità e ci siamo resi conto che negli ambulatori non era possibile. Per cui la cifra, quando è stata proposta la cifra dei 10 euro, veramente ci è sembrato mortificante, perché 10 euro, va specificato, sono al lordo delle trattenute. In questi 10 euro rientra in ambulatorio il costo di un infermiere, perché il vaccino va fatto con l'assistenza di un amministrativo, perché c'è tutta una procedura che qui non è stata spiegata, procedura che attualmente nei centri vaccinali è fatta nella maniera più consona, perché le ASP hanno già dei terminali organizzati e in uno studio privato noi ritenevamo che non fosse possibile. Questo è stato solo il nostro dissenso. Per il resto avevamo fatto già noi la proposta dei 25 euro presso il domicilio del paziente, sempre con le unità mobili, perché non può, allo stato attuale, un medico da solo, secondo le linee guida imposte anche per un problema di sicurezza, effettuare la vaccinazione in queste condizioni. Quindi le nostre proposte, diciamo che il giorno 3 sono state lasciate sul tavolo del Dipartimento per la Pianificazione. A noi dispiace solo una cosa, che tutto questo ha suscitato un dissenso da parte di altre sigle sindacali, quando sarebbe stato più giusto, più corretto, un'unione, un'intesa insieme, perché non si può programmare un lavoro che riguarda tutti, soprattutto le persone, soprattutto i colleghi, e quando vengono messe da parte l'unione, ma si pensa solo al singolo, alla singola sigla. Non è così. In questi casi bisogna trovare un'unione, un accordo. Noi non siamo qui per fare polemiche né per fare proclami. Chiedevamo solamente che tutto questo fosse stato fatto nella maniera più consona possibile, perché il lavoro si svolgesse nella maniera più idonea.